Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio a tutti, amici. Allora, ragazzi, voglio fare un video, ok? Non di parte, ma credo di giustizia. Di giustizia al mondo, ve lo assicuro io, amici, la giustizia non è uguale per tutti. Questa, quando entrate in una sala di tribunale e leggete quella cagata che c'è scritta, la legge uguale per tutti, fatevi una risata da parte mia, perché la legge non è uguale per tutti. La legge non è uguale per tutti, nella maniera più assoluta. E voglio fare un discorso ben preciso, attaccando in maniera educata una persona che io stimo, fra l'altro. Una persona che io sinceramente stimo, perché a me piace tanto come personaggio, mi piace perché dice quello che pensa, mi piace perché è un uomo con le palle sotto, mi piace perché è un buono, però secondo me ha fatto due cose sbagliate e ve le spiego subito. La prima cosa, se tu... So che a Corona sarà anche interista dichiarato, ma boh, non so quanto per me nella sua vita, giustamente, perché è un uomo troppo intelligente, è un uomo troppo di carriera, è un uomo troppo scaltro per veramente per abbassarsi come facciamo noi a diventare matti per il calcio, che per me è un onore farlo e anche per voi. Però lui nella sua vita ha guardato altro, ha fatto tanti soldi in altra maniera e quindi non è un amante del calcio, secondo il mio punto di vista. Lui dichiara profumatamente di essere interista da quello che dice, però io sinceramente non ho mai visto mezza volta allo stadio, magari sicuramente ci sarà andato per l'amor di Dio, ma non mi sembra un uomo che si strappa il calcio per i capelli, quindi partiamo da questo presupposto. Quindi le sue dichiarazioni che dice, io sono un tifoso dell'Inter, addirittura quasi, dichiarando amore per l'Inter. Per me Corona è tifoso dell'Inter come la mia mamma. Mia mamma è interista, non lo sapeva, adesso lo dico. Mia mamma è interista, però mio padre mi portava allo stadio quando ero bambino, quindi figurati, avevo l'abbonamento. Ho visto il Milan di Baggio, di Savicevic, di Ual, primo anno del 95-96, ero sempre là. Un derby perso, gol di Branca dopo 6 minuti, fate voi. Un tiro in porta, un gol. Finito il derby lì. Comunque, a parte questa breve parentesi, io capisco che tu puoi fare quel cazzo che vuoi, perché lui giustamente non era obbligato a fare i nomi. Perché devo essere obbligato, devo impormi una cosa dopo tutto quello che le ha fatto passare? Perché io sono sempre stato il primo che ho detto, cioè Corona è stato in ballo più di 7 anni, sta vivendo un po' l'incubo che ho vissuto io, quindi mi rivedo molto in lui. Corona sta vivendo lo stesso incubo che ho vissuto io, quindi lo capisco. Poi quando vivi certe cose, che per la giustizia hai fatto tutto ma moralmente non hai fatto un cazzo, hai fatto semplicemente il tuo lavoro, fondamentalmente io dico il mio parere, hai calpi, non sarà un santo per l'amor di Dio, è un adrenalinico, uno che si vive l'ultimo giorno, a me piace per quello, come me si vive ogni giorno come se fosse l'ultimo, a me piace tanto proprio come mentalità che ha, mentalità proprio vincente nella vita. Sto dicendo, ho sempre pensato che non doveva farsi gli anni che ha fatto, assolutamente no, perché li sto facendo pure io per una roba che dovrebbero darmi una medaglia, invece mi è andato la situazione in cui sono. Però Fabri, ascoltami a me, dire, venire fuori, ti ripeto, è tutto tuo diritto, dopo tutto quello che ti hanno fatto, dire faccio quel cazzo che voglio, comunque non sto... ho fatto dei nomi di Fagioli, Tonali, che ha detto dovrebbero ringraziarmi, e forse ha ragione anche su questo, perché Fagioli e Tonali, se non fosse interessata questa cosa, la loro carriera comunque, a parte che prima o poi veniva fuori, ma sarebbe stata condizionata vita. Meglio adesso che sono giovani, che hanno pagato un anno e si guariscono, perché la ludopatia, ragazzi, c'erano dei ludopatici da me in clinica, è gravissima come malattia. È gravissima, rischiavano comunque sia a lungo andare proprio di non giocare più, perché se veniva ancora di anno in anno fuori le cose, questi qua, l'altro che Tonali graziato con un anno di squalifica e Fagioli 7 mesi, più avanti non avrebbero più fatti giocare, quindi ha ragione a dire dovrebbero ringraziare. Però
Capisco che ci vuoi far rosicare a noi milanisti, capisco che tu devi fare i tuoi scoop, però mi stai mancando di rispetto anche a me, perché va bene la tua onestà, ok, dire non ho mai fatto i nomi dell'Inter perché sono interista, cosa ci sta, nobilissimo, l'avrei fatto anche in altra posizione, c'è soldi, c'è tutto, perché devo fare i nomi di chi è che non sono interessato a sputtanare, perché devo farli? Però venirmelo anche a dire mi fa girare i coglioni, venirlo anche a dire lì, Fabri, lì mi ha fatto molto girare il culo, me lo viene anche a dire come, è come quello che te la mette nel culo, ma vuoi che mi muovo per godere di più, insomma. Però ci sta, oltre al danno la beffa, perché siccome già stiamo vivendo dei derby molto interessanti, molto felici, delle soddisfazioni calcistiche contro l'Inter in un'era dove, insomma, non siamo... Che poi, fra l'altro, ragazzi, a noi non ci ha neanche toccato, perché Tonali, grazie a Dio, ci avrebbe fatto un danno della Madonna se Tonali non fosse stato venduto e noi con quei soldi non avremmo fatto mercato. E sono anche d'accordo, lo ripeto ancora, sulla cosa che ha detto che dovrebbero ringraziarmi, perché è come il medico che ti salva, come me. Mio padre, quando praticamente adesso sono in miseria, che ha dato via il bar e tutto, l'ha fatto per salvarmi la vita. Lui, naturalmente, di loro non gliene fregava un cazzo, perché non gliene fregava un cazzo. Lui ha fatto i suoi scoop, ha fatto i suoi soldi, ha fatto le sue cose. È giusto quello che ha fatto, però devi farlo totalmente, Fabri. Devi mettere da parte la fede calcistica, devi farlo totalmente, per il rispetto comunque sia anche di chi è che va allo stadio, perché se ci sono quelli dell'Inter che hanno scommesso, che è un illecito grave, va detto. Io ti dico, anche se vuoi un illecito di un giocatore dell'Inter, Radu, quella partita lì, Radu se l'è venduta, ma non l'Inter, se l'è venduta solo. Ma questa cosa è una cosa che ho sempre detto. Quindi uno sicuro dell'Inter era Radu, poi hanno perso lo scudetto, hanno perso lo scudetto, l'avrebbero mai riperso lo stesso, ragazzi, magari l'avrebbero perso lo stesso, magari quella partita lì l'avrebbero persa comunque, non lo so, non si potrebbe mai sapere, mancava un quarto d'ora alla fine, chi è che lo può sapere? Secondo me l'avrebbero vinta a lungo andare, però Bologna mette in difficoltà tutti, chi lo sa? Ma se ce ne fosse stato di Radu se ne frega un cazzo nessuno, e se avesse scommesso invece qualcuno che poi ha smesso di scommettere per paura di essere beccato, è stato punito uno come Fagioli, che è importante della Juve, di Tonali che poteva essere, e ripeto, chi è che scommette, che ci prende per il culo, ok, deve essere radiato, perché se metti questa punizione qua, vedi che le prestazioni non devono essere condizionate per i cazzi vostri, perché già di soldi, signorine, ne guardate già abbastanza, siete già abbastanza viziati. Quelli che spendono su quelli che vanno allo stadio, quanto cazzo costano i barocchini per un paio, quando vai col bambino ci lasci giù 100 euro, ci lasci giù fra biglietti e tutto quanto, e ci lasci giù un tredicesimo dello stipendio medio di un italiano. Quindi è giusto che venga messa, Fabrizio, la fede calcistica da parte, che poi tu mi rispondi, ma tu chi cazzo sei? Giusto che mi rispondi, sicuramente se vedrai questo video, cosa che non vedrai mai perché non sono così popolare, però se te lo faranno vedere, io avrei messo da parte la fede calcistica. So che ti saresti perso il rispetto per quelli dell'Inter che ti amano, perché molti già o ti si odia o ti ama. Io, per esempio, a me sei simpatico, però secondo me avresti guadagnato molti punti con molte più persone, perché io sono d'accordo, io sono sicuro che anche quelli dell'Inter sono schifati da sta cosa. Io sono sicuro che sono anche quelli dell'Inter schifati da sta cosa. Avresti fatto un bene al calcio, perché se, già giocatore, se sono giocatore che ha compromesso le proprie prestazioni per i cazzi propri, dopo la valangata di soldi che prendono, è giusto che sia punito. Ma di qualsiasi squadra, ma se ce ne fosse anche un altro del Milan dentro, potrebbe essere anche Leao come Tornali, è giusto che sia punito, perché nel calcio, ragazzi, l'unica cosa che ci è rimasta, la regolarità, almeno quella lasciate. Già ci sono tanti dubbi sulle partite, sulle scommesse, ragazzi, ci sono delle partite, addirittura c'era stato una volta un Torino-Bologna, ve lo giuro, ma vi parlo di 15 anni fa, 0-0, era un sabato sera, giocavo ancora a calcio, quindi di più anche, sarà stato 20 anni fa. Mi ricordo che quella partita è tornata a casa mio padre, li faccio mio padre. Per me questa partita qua è stata truccata, ve lo giuro. Il giorno dopo su TG5 mio padre mi chiama, fa vieni qua, mi chiama da su una casa su tre piani, vieni. Fa cazzo, ma come hai fatto a scoprire il faccio? Grazie al cazzo, andavano 200.000 volte sul fondo, al posto di mettere il cross, tornavano in rio. Ve lo giuro che quella partita lì l'avevo beccata io, per non parlare poi del Venezia quando aveva segnato contro, non ricordo chi, contro il Bari, che avevano picchiato Dudu, di porcherie, ragazzi, di porcherie, ne hanno fatte, rifatte, strafatte di nuovo, ne hanno fatte, rifatte, strafatte di nuovo. Quindi io sono per la, io come tutti noi, ragazzi, siamo per la
togliamoci la maglia sul discorso qua, da togliersi la maglia, c'ho sta maglia qua per le sponsorizzazioni, ma bellissima questa del Milan, ragazzi, mamma mia. Però ragazzi, questo qua è un video che io penso che devono essere d'accordo tutti, devono essere d'accordo tutti, tutti, secondo il mio punto di vista. Se ci sono dei nomi vanno fatti, se ci sono dei nomi vanno fatti, per forza. Comunque, io comunque non riesco neanche a insultarti, perché io con Corona c'è questa cosa qua che anche io sto perdendo anni della mia vita, lui ha già dato, io li sto perdendo adesso, quindi non... A me è sempre piaciuto, non mi cambia assolutamente questa cosa, però un appello, fai i nomi, ma non perché sono dell'Inter, ma se ci sono anche quelli del Milan in futuro, è giusto che vengano fuori, assolutamente, nella maniera più assoluta, perché il calcio deve essere uno sport pulito, deve essere uno sport lindo e cristallino. Ditemi qua sotto quello che pensate, ragazzi, un bacio, un abbraccio, Fabri, ciao!